Allora, il prossimo andrei in Australia. Allora, Giacomino dunque, Ambrosio, che è un Pino Ambrosio, eccolo sound qui. designer, ed è da qua. Perfetto. Ciao Ciao Pino. Pino. Ciao, ciao Massimo, ciao Marco. Senti, che ora sono adesso lì a Sydney? Vuoi saperlo? Sì, ti abbiamo svegliato. No. No, 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 i miei amici mi chiamano vampiro, non ti Ah, vabbè, preoccupare. perfetto. Hai quella figura un po' vampiresca dietro il tuo quadro, non si capisce bene, si vede, si vede che Nine ti Inch piace. Nails. Ah, vabbè, meraviglioso. Che ora è in questo Le momento? 2:22 del Ah, vabbè, mattino. Io è sono già al lunedì, abbiamo lunedì. Al lunedì sono. Hai presente quando fanno vedere il Capodanno in tutto il mondo, no? Che loro sono i primi. No, New Zealand è prima, Ah, poi dopo sì, lui. e poi dopo voi, ok. Bene, bene. Senti, Pino, allora, siccome se non vorrei che cascassi dal sonno lì, allora ti faccio delle No, non ti domande preoccupare, dimmi. che sono quelle che abbiamo fatto agli altri. Allora, la prima domanda in generale è, voi avete anche voi in Australia subito il lockdown e se sì, da quando e come? Allora, anche noi siamo stati tra i primi con la New Zealand di fermare tutti i confini, per cui abbastanza bene. Se pensi che i contagiati in tutta l'Australia sono ad oggi 7.000 e qualcosa, i morti non più di 160, Allora, abbastanza bene. Però chiaramente abbiamo avuto anche noi un lockdown, negozi tutti chiusi, pub, music venues e via dicendo. Per cui tutto chiuso, però è stato più tranquillo, cioè ci siamo mossi abbastanza liberamente, anche perché in 22-24 milioni in tutta l'Australia abbiamo molto spazio, per cui non stiamo vicini attaccati. Senti, ma invece dal punto di vista artistico dello spettacolo, dell'attività live, concerti, teatro e cinema? Tutto Nel morto senso proprio. tutto chiuso? Chiuso. Tutto chiuso, tutto chiuso. Però oggi, guarda, oggi sono un po' nevrotico perché abbiamo avuto un'altra conferenza con Musician Australia, che sarebbe un sindacato, e tra le domande che tu hai fatto prima agli altri ospiti, c'è questo ricongiungimento di tutti gli artisti. Quando intendo artisti o lavoratori dello spettacolo, intendo, capito, dal tecnico del suono a chi porta gli amplificatori Tutti, sul sì. palco, tutti proprio. E vedo che ci stiamo amalgamando finalmente, no? Infatti sono state fatte delle proposte a livello sia federale, ma anche e soprattutto noi adesso, perlomeno dove lavoro, dove partecipo io qui nel New South Wales, oggi proprio è arrivata questa notizia che il New South Wales Government ci ha fatto, probabilmente adesso ci farà fare un programma che si chiama The Great Northern Nights, allora le bellissime notti della parte sud dell'Australia. Per cui ci darà spazio in tutti i tipo Royal Botanic Art Garden, tutti gli spazi aperti, parchi e tutto quanto per fare 1.000 concerti, venues in parchi, in spazi aperti chiaramente, perché è impossibile oggi come oggi, noi, la nostra distanza sociale in un club è di 4 metri quadrati a persona, per cui puoi capire, le produzioni non 4 riuscirebbero metri, no, no, beh, è a veramente. fare soldi per niente proprio, cioè non ci sarebbe un ritorno economico minimamente. Ma da quando è che è chiuso tutti i teatri, cinema? Allora, io sono rientrato qui in Australia, tra l'altro da Roma ci siamo pure incontrati, quando è stato il 27 o il 28 gennaio. Sono stato fortunato a non rimanere fermo in Italia, sinceramente. Una settimana dopo rimanevo fregato anch'io. È iniziato tutto verso la metà di febbraio. La metà Ah, di quindi febbraio. Sono stati prima. molto, molto veloci. Sono stati molto veloci, sì. Chiaramente noi abbiamo molto, molto business con i cinesi qua, per cui
cosa ha fregato un po' l'Australia sono state le crociere, per cui le grosse cruise ship che sono arrivate piene di americani o parte di tutto il mondo. E il nostro contatto con i cinesi, molti manager che fanno su e giù tra Cina e Australia, per cui è entrato così il Covid. Il contagio è entrato così. Esatto, l'hanno fermato subito. Pino, ti faccio una domanda, scusami. Prego. Ma quali misure sono state prese da voi in Australia, dal governo, soprattutto in sostegno al comparto musicale? Ecco. Guarda. Nota dolente. No, devo dire, cioè il governo veramente penso che fino ad oggi ha già immesso qualcosa come 400 milioni di dollari in generale per il momento, per cui la gente ha dato allora due assegni a ogni cittadino di 750 dollari, il primo che è stato verso maggio, se non sbaglio, sì, maggio, e poi adesso a giugno, a luglio, i primi di luglio daranno altri 1500 dollari, questo in generale. Per tutti i cittadini? Per tutti i cittadini, perché chiaramente molti, cioè, disoccupazione anche qua, tutti i negozi chiusi, potete immaginare, senza che ripeto tutto quello che hanno già detto gli altri. Però c'è una cosa, per quanto riguarda la musica, allora tu, come voi ben sapete, cioè, chiaramente chi lavora in questo mondo, lavora con diverse produzioni. Il governo purtroppo non ha pensato a questo. Che cosa è successo? Allora, se tu per esempio, non so, sei un lavori, un dipendente del Fox Studios, per esempio, è uno dei più grandi studi che stanno qua, cinematografici, audio e via dicendo, chiaramente sei un dipendente a full time e lavori per molto tempo. Allora se tu non lavori, allora il governo australiano ha detto tu devi essere dipendente, scusate, sono ritornato a parlare in inglese, per cui ritornare a parlare. Però mi sembra di aver capito che è un po', ricorre un po' in tutti gli altri, cioè se tu sei in regola e fai parte come lavoratore fisso e fai parte di un'orchestra, di un organismo, vieni tutelato. L'80% del tuo stipendio stando a casa. Esatto. Se invece sei un lavoratore intermittente, cioè sì, che lavori con diverse produzioni, esatto, capisci? Lo sai perfettamente, no? Sono rimasti fregati, sì. Quindi, allora, una cosa che si può dire, siccome sono più della metà, almeno in Italia sono più della metà i lavoratori, diciamo così, intermittenti rispetto a quelli in qualche modo regolarizzati, ma non è il termine giusto, perché sembra che gli altri non sono regolari, intermittenti rispetto a quelli continui. È evidente che tagli fuori una fetta enorme enorme. Più della metà, anche qui, credimi, anche qui. Sì. E a questi, ai musicisti invece, diciamo, quelli, i lavoratori continui, gli orchestrali, i dipendenti Fox, è stato dato qualche cosa o semplicemente quello che da noi è la cassa integrazione? No, qui si chiama job keeping, cioè mantieni il tuo lavoro. E come ti ho detto, capito, cioè, varia da diversi parametri, comunque il minimo è sempre tra il 70 e l'80% del tuo stipendio che ricevevi prima, continui a prenderlo, però pagato dal governo. Perlomeno il governo paga il Sydney Opera House, per esempio, capito? Il Sydney Opera House paga i suoi orchestrali, tecnici e via dicendo. Una domanda che ti faccio, perché ha a che fare, ahimè, con un nostro vecchio amico che in questo momento non c'è più, e parlo di Massimiliano Di Loreto, che viveva anche lui in Australia. Io mi ricordo a Melbourne, mi ricordo che quando tornò mi diceva che lui lavorava come street artist, come musicoterapeuta, se non vado errato, ma soprattutto come street artist, e mi diceva che, credo più di 20 anni fa, gli street artist in Australia sono regolamentati, cioè hanno la loro via,
il loro orario, dove possono andare. Mi confermi tutto questo che esiste anche adesso, Pino? Sì, esiste anche adesso, no? È molto regolamentato questo. Tu vai al tuo comune di residenza o il comune dove tu vuoi suonare, vuoi fare questa performance, busking, quello che vuoi. Sì. Ti danno un permesso, cioè un regolare foglio nel caso che un poliziotto passa e te lo chiede, perché lo sanno che esiste questa regolamentazione. E tutto, paghi le tue tasse, paghi tutto perfetto. Su questo sì, devo dire che molto molto meglio. Sì, da questo, ma me lo ricordo che insomma era, da questo punto di vista si è davanti e già da un pezzo, ecco, ripeto, non è una cosa... Sì, da tanti anni, cioè ormai ti parlo, io sono 31 anni che sto qui in Australia, per cui minimo, io quando sono venuto a conoscenza di questo sono 18 anni fa, per cui sì. Senti, io so che tu per molto tempo nella vita hai fatto il didatta, no? Sì, allora, ebbi la fortuna di incontrare chi deteneva la cattedra del Creative Arts qua a Wollongong, dell'Università di Wollongong. Gli feci un suo show, e anche un pittore, fa audiovisivi e via dicendo, mi chiese la musica per ambient music per il suo show. Feci questa cosa, gli piacque molto, devo dire. E per cui mi fece la proposta, diceva, perché non vieni a lavorare per quanto riguarda il sound designer all'università, cioè sai, il mio braccio, non proprio braccio destro per l'audio, diciamo, come chiamava così, okay. E fare da tutore ai suoi studenti. Per cui è stato molto bello per me, molto bello per due motivi, perché era un'entrata fissa, tu sai che questa è stato favoloso, sì, però lavorare con i giovani ti accorgi che ci stanno tanti genietti in giro, veramente è incredibile, e ti danno tanta, cioè ti sviluppano anche la tua creatività, capito? Perché è un continuo spingersi, no? Sì. E oltre ponte. A tal proposito, Pino, ma come consideri la didattica online, visto che ultimamente con tutta questa situazione abbiamo dovuto farne tutti abuso, in un certo qual senso? Esatto, nel caso di questa facoltà è stato un po' un problema, perché chiaramente è molto tecnica, noi abbiamo degli studi favolosi, capito? Per cui fare queste cose a casa, diciamo che è stata soprattutto incentrata sullo studio dei software. Perché il sound design da remoto la vedo difficile. Impossibile. La vedo veramente difficile. Vabbè, qualche cosa con qualche problema di connessione può creare un suono. No, bellissimo, sicuro. Pensa, io iniziai a creare dei suoni, dico, dopo aver fatto uno stage, non so se voi vi ricordate, forse tu Marco, sì, al Museo d'Arte Moderna, quando Bragianino fece una mostra su luci, colore, poi dopo c'è stato uno stage a cui ho partecipato e lui mi aveva perso il cervello, cioè io iniziavo a casa a rompere i bicchieri, registrarli, passarli al sintetizzatore e creare dei suoni proprio. No, io ho capito che il sound design è una malattia, io lo dico, sì. Cioè se uno entra dentro diventa veramente, è una malattia. Hai proprio molti spazi. Esatto, sì, che crea dipendenza, quindi questo è... Sicuro, sicuro. Senti Pino, io ti saluto, che grazie, andiamo avanti col giro del mondo, no? Io ti ringrazio perché il tuo contributo è stato preziosissimo per sapere che cosa succede all'antipodi dell'Italia, e quindi grazie mille Pino. Però, voglio dirti una cosa su una domanda che tu hai fatto agli altri ospiti. Allora, anche qui esiste il pagamento in nero, tutto il mondo e paese. Cioè, non seconda se ne cosa, esce, si sono inventati un trucco adesso, cioè quasi tutti i locali, the music venue, dove appunto vai a fare concerti come cantante, come gruppo e via dicendo, adesso ti offrono, capito, un video audio
capito, due o tre postazioni camera, chiaramente. Ah, però, le riprese video in sostanza. Sì, esatto, e non ti vogliono pagare. Bene. Io vedo, io vedo una cosa, su una cosa è certo, tutto il mondo, in tutto il mondo, per motivi di cui varrebbe la pena fare una puntata sola, sì, il musicista non viene pagato, cioè questa cosa non salta nessuno di chiedergliela a un idraulico, al musicista, no. All'artista sì, è tutto il mondo, questo ci deve dare da pensare, perché se uno pensa che sia solo un cattivo uso italiano, poi vedo che me lo smentiscono tutti. Pino, e con questa tua notizia che ci rende più felici, ti dico, io ti ringrazio, buonanotte. Ciao. Buonanotte, ciao ragazzi. Ciao. Grazie.